cari telespettatori, una puntata che entra su un problema molto importante e molto delicato, cioè internet, quella a cui siamo abituati, che arriva nelle nostre case, senza il quale ormai non possiamo vivere in qualche maniera. Dovete sapere che il tema è piuttosto complesso, ci sono molti operatori, soprattutto nelle zone meno appetibili, si dice insomma meno appetibili per il mercato da parte delle grandi compagnie, che garantiscono questo servizio e sono circa oltre 2.000 imprese con un'occupazione di circa 10.000 persone, credo, e che sono rappresentate da AssoProvider, che è nell'ambito delle PMI, diciamo, delle comunicazioni, è la più grande, l'associazione più importante. E abbiamo con noi il presidente di AssoProvider, che è Giovan Battista Frontera, il quale mi ha Salve. contattato perché ci sono due questioni, diciamo, una positiva e una negativa. Partiamo dalla negativa. La negativa è che l'esistenza proprio di queste imprese di comunicazione, che ci hanno garantito e ci garantiscono peraltro servizi anche nei posti più svantaggiati, pensiamo durante la pandemia, sarà importantissimo, non solo per la DAD, no? La famosa didattica a distanza, ma proprio per tutta una serie di servizi pubblici che sono stati garantiti, rischiano la chiusura perché di fatto gli viene caricato sulle spalle, poi Frontera ce lo spiegherà bene, a loro il ruolo di carabiniere dell'antipirateria delle televisioni, siccome ci sono quelli che con le server pirata, no? Scaricano, si possono seguire le partite attraverso questi server pirata, allora, però sono loro che devono garantirlo. Questo gli comporta un esborso economico, poi Frontera ce lo spiegherà, che essendo tutte piccole e medie imprese, di fatto è insostenibile. Questa è la notizia cattiva e partirei da qui. Quella buona è che c'era un ulteriore colpo che arrivava loro da una vicenda, cioè Frontera ce lo spiegherà, che riguarda il 5G, ma lì il governo ha fatto marcia indietro ascoltando proprio le ragioni di AssoProvider. Allora, Presidente Frontera, partiamo Salve. dalla brutta notizia. E allora, la brutta notizia non è tanto il contrasto alla, No, certo, quella diciamo, sì, ma che lo pirateria facciano fare, che vi informatica. scaricano tutto il costo a voi. La brutta notizia è che, diciamo, con uno straile di fulmini, in buona sostanza, entro mezz'ora bisogna inibire l'accesso al server pirata del quale ci verrà comunicato l'indirizzo IP. Quindi Il il problema problema c'è questo, ci sono i server pirata, vengono individuati e chiedono a voi di intervenire. Questo che comporta per una PMI del settore? garantire praticamente il presidio a fronte di questo eventuale servizio H24, cioè avere persona in grado di agire, diciamo, a livello, diciamo, di sistemi informatici, quindi con una certa cultura e competenza, cioè, Quindi sono anche nel professionalità, contesto. insomma, di una certa delicatezza, anche Diciamo importanza, insomma, non delicatezza, sono importanza certo. e tutto quanto. Quindi presidiato H24. Allora, a fronte abbiamo la maggior parte di queste oltre 2000 imprese che citavi, citiamo del Sì. tu, penso se citavi prima, che diciamo superano, non superano i 500.000 euro di fatturato, hanno come addetti dai 3 ai 5 dipendenti Di media, sì. Ci e di media, così ci sono aziende anche che ne saranno quelle più hanno molti grandi, di però più, insomma. certo, però la tendenza, diciamo, la PMI tipo è questa. Quando tu devi presidiare un tipo di tale servizio, devi mettere lì qualcosa come 3-4 dipendenti in più con certe caratteristiche professionali, perché ovviamente gli devi garantire sabato e domenica, ferie,
eccetera, eccetera. Certo. E alla fine, su un'azienda che fattura, come ho detto, 5, forse 600 mila euro, hai un'aggiunta, un delta che ti va dai 150 ai 250, 300 mila euro di spese su un fatturato di 500 mila. Certo. È insostenibile, Significa evidente. chiudere, significa assolutamente chiudere. Oh, tutto questo che a me non, diciamo, non, veramente, insomma, è che questo va a vantaggio, diciamo così, oltre che della correttezza del mercato, no? Perché la pirateria alta del mercato, eccetera. Però, insomma, tutela le piattaforme di distribuzione delle partite. Però il costo di questa cosa viene addebitato a voi. Ma io la trovo un po' strana. Certo. Dunque, Nemmeno è che dice, vabbè, però recuperiamo, allora mi viene rimborsato, mi viene dato. no, ma a parte questo, perché ventila, cioè c'è anche un altro problema, diciamo così. Noi da anni facciamo interventi su segnalazione del CNCPO, delle Polizia delle Comunicazioni, che è il contrasto alla pirateria informatica, non pirateria, contrasto alla porno, Porno, pedopornografia pedopornografia. online, le segnalazioni da parte della magistratura per indagini anziché occlusioni dovute a un'indagine da parte di polizia, carabinieri, quello che è in buona sostanza. Non capiamo veramente questa endemicità, no? Da questo punto di vista della pirateria nei confronti delle partite di calcio, questa endemicità che pretende questo intervento immediato, Entro eccetera, mezz'ora, eccetera. quindi non è che Sì. dice, sa, ho... Una piccola cosa, quelle cose che dicevo prima, gli interventi sottovoce, li facciamo gratis, tra l'altro, cioè non ci vengono nemmeno pagati ed è un intervento. E al solito, come citavi te giustamente prima, praticamente andiamo a fare un servizio, virgolette, di supporto alle attività di polizia e di indagine. E alla fine non ci vengono nemmeno riconosciuti. riconosciuto, Adesso, insomma, io vie trovo più, veramente strano. Ma adesso, insomma, parliamoci vie fuori dai più. denti, presidente. Cioè, non è che vogliono farmi fuori, cioè ci sono magari compagnie grosse che a un certo punto hanno detto ma basta con queste PMI, eccetera. Ci inventiamo questo giochino che le mette col sedere per terra, fondamentalmente. Perché Presidente Frontera, adesso le volevo fare due citazioni, una che non è di Andreotti, ma che riporta Andreotti, che è detta da un monsignore che diceva che a pensar male si fa peccato, però spesso, anzi direi molto spesso, ci si prende. L'altra cosa, quando penso che potrebbe essere un modo per farvi fuori, mi è venuto in mente proprio cosa disse l'avvocato Gianni Agnelli a Angelo Rizzoli, no, Angelo Rizzoli comunque è in disgrazia ed è andato ad Agnelli e lui è un personaggio di grande fascino, ma di un cinismo siderale, eccezionale, cioè, glielo disse no, con la sua R arrotondata, cioè, che vuole fare Rizzoli, lei si sa negli affari, pesce grande, mangia pesce piccolo. Ecco, questo era... Un certo retropensiero ogni tanto balena, considerando anche il fatto che diciamo il fenomeno delle PMI di telecomunicazioni così diciamo ricco di numero, non di fatturati, ma ricco di numero, è presente proprio nella profonda e grande provincia italiana. È un esempio solo italiano, nel senso all'estero, per esempio, non si ha questo numero di piccole e medie imprese, perché
grandi la fanno da padrone. Però volevo capire, no? Se le Questo. grandi la fanno da padrona, ma anche lì ci saranno delle aree cosiddette a fallimento di mercato. Chi lo svolge il servizio, penso, in Beh, Francia, in diciamo Germania? la configurazione orografica in Italia è particolare, nel Hai senso ragione, tutto molto l'Appennino, montuosa, Candele. appenninica, eccetera, eccetera. Quindi si hanno, diciamo, coperture che giusto degli innamorati del servizio, del tipo di lavoro, vanno a fare questi Quindi lavori diciamo qui. un po' un unicum questa Sì, caratteristica italiana, che assolutamente sì. abbiamo questi oltre 2000 PMI che garantiscono questo servizio importantissimo non solo per le popolazioni ma anche per i servizi pubblici, insomma, in Certo, generale. certo. Certo, E nelle citavi aree. il lockdown, per Sì. esempio. Noi abbiamo diversi, parecchi nostri associati che forniscono piccoli e medi comuni in zone in cui, come dicevi, i grandi non arrivano e sono stati fondamentali proprio durante il lockdown per il collegamento tra la popolazione bloccata a casa e la pubblica amministrazione, Amministrazione. no? Con tutto quello che comporta di supporto, di aiuto, eccetera. Ecco, quindi, e questa è la refusione, nel senso che arriva questa mannaia che praticamente asporta quasi una, diciamo così, un taglio di un. Più che di un arto, praticamente di una serie di arti che vanno a innervare in maniera digitale Ma il avete territorio avuto italiano. prima che fosse, perché questo credo sia un provvedimento approvato, se non ho capito Sì, male, alla Camera che al vi Senato. avevano promesso comunque, certo, avete avuto un'interlocuzione, credo vi avevano promesso degli emendamenti, perché è evidente la cosa, poi Noi non è venuto fuori niente. abbiamo avuto, cioè il mio predecessore ebbe una mezza audizione, il mio predecessore, l'allora presidente, assieme al nostro avvocato, una mezza audizione, dico mezza perché è stata brutalmente e immediatamente interrotta da parte diciamo del promotore della legge, che è l'onorevole Mollicone, che è il Questo presidente della Mollicone ogni commissione tanto cultura. ritorna, questo Mollicone, Sì, e non sì, sì. torna sempre bene, insomma, da quello che leggo sulla stampa, eh. Beh, Molte critiche verso di lui. io quello che posso dire a livello di nostro settore, l'uscita della legge non è delle migliori, anche perché voglio dire, noi incontrammo poi il presidente della nona commissione della Camera, che è quella competente per i trasporti e le telecomunicazioni, l'onorevole De Ida, è stato molto gentile e disponibile, dice: guardate, oramai noi l'abbiamo approvata, però fatevi parte diligente con il presidente dell'Ottava del Senato e state tranquilli, guardate. Se diciamo lì vengono sollevati degli emendamenti, cioè delle modifiche di legge, tornerà qui, ne parleremo e cercheremo, insomma, così di modificarla, di fare in modo che sia potabile anche per voi, eccetera. Noi abbiamo incontrato anche il presidente dell'Ottava, il senatore Fazzone, e presidente De Idda di Fratelli d'Italia, presidente Fazzoni di Forza Italia, e anche lui molto gentile, ci stiamo aspettando, abbiamo una serie di emendamenti anche noi a prescindere, però dice: guardate, appena arriva faremo delle audizioni, sicuramente verrete convocati per queste Insomma, alla audizioni, fine com'è andata? Non tolti vanno e convocati. non ci hanno convocato, tutti gli emendamenti che erano previsti, diciamo, sono stati ritirati o ritirati o trasformati in una
in un ordine del giorno. Ah. Quindi, da questo punto di vista, e anche da questo punto di vista, è arrivata praticamente la mazzata. Certo. Allora, però, siccome ci mancano 5 minuti, parliamo invece della cosa positiva, del risultato che avete ottenuto Vorrei sulla. dire solo una Sì. cosa. Abbiamo 5 Naturalmente, minuti, quindi cerchiamo di stringere. certo, naturalmente non è finita qui perché noi questa legge la inseguiremo e perseguiremo in tutte le sedi che Certo, ci beh, giustamente, consente la insomma. legge. Quindi questo è quanto, questo tanto per dire. Allora, dicevo, parliamo della cosa positiva. Questa vicenda del 5G, che era un'altra forte minaccia proprio sulla sopravvivenza di queste oltre 2000 imprese, sembra sventata perché il governo ci ha ripensato. Di che si trattava? Beh, sopravvivenza anche dei cittadini italiani, nel senso che parliamo dell'aumento delle emissioni da 6 volt metro a un numero, si era detto, nella bozza che era girata nel DPCM Omnibus, si parlava di aumento fino a 24-30 Volte volt le emissioni. metro di emissioni, quindi l'aumento di 5-6 volte. Diciamo che sulle emissioni radio c'è una folta, diciamo così, bibliografia medica, anziché no, sulle problematiche delle emissioni, dell'impatto sulla salute, eccetera. Ma anche dal punto di vista proprio, e questo sicuramente è prioritario e importante, ma anche dal punto di vista strettamente economico, anche questo era un vulnus nei confronti delle imprese, perché Vogliamo capire perché era un vulnus? Sarebbe allora, stato un vulnus perché per ora il provvedimento abbiamo in detto non è maniera molto approvato. semplice, aumentando le emissioni si tende a diminuire gli impianti che emettono in Ho buona capito. sostanza. E proprio in quelle Quindi andava a zone, a togliere il lavoro, certo. fallimento di mercato, chi fa wifi ultimo miglio, per esempio, a quel punto, voglio dire, alla grande chi si occupa appunto di 5G, che tra l'altro sono tutte aziende partecipate estere e che pagano tasse in Italia col lanternino, in buona sostanza, quando noi, piccole e medie imprese, vista proprio il modo il modo proprio di fornitura del servizio e a fronte di pagamento, quindi che viene tutto dialogato in maniera elettronica, noi non riusciamo, non abbiamo né società di comodo in paradisi fiscali, né riusciamo a fare evasione fiscale, perché non scappa un euro da questo punto di Certo. vista. Anche questa è una refusione, mi sembra Oh, però diciamo un questa cosa dobbiamo dirlo, po' sì, poi non si è diciamo fatta, avete portato a casa un risultato importante. certo, il governo ha fatto un passo indietro, questo anche per la nostra perorazione in tutte le sedi che abbiamo fatto, anche presso l'Agicom, che abbiamo, diciamo, incontrato in qualche occasione di audizioni già avute da questo punto di vista. E da una iniziativa che andava in quella direzione e, diciamo così, questa bozza che girava oramai da un venerdì fa, poi lunedì abbiamo avuto questa piacevolissima sorpresa che è stata accolta Porta del governo. La nostra Bene. praticamente il nostro peroramento. Quindi Bene. questo Insomma, adesso continueremo a seguire anche questa vicenda che, come dicevamo, ormai è legge, ma voi farete ovviamente battaglia, no? Penso in tutte le sedi, legale, tutto ciò che mette a disposizione, insomma, la strumentazione normativa e legislativa per poter intervenire. Bene, tema interessante, in ballo c'è il destino, ripetiamolo, di oltre 2000 imprese della comunicazione,
che PMI, che sono questo unicum, diciamo, italiano, bacino occupazionale più o meno di circa 10.000 persone, e anche con i vari conosciuti, il ruolo che avevano svolto anche lockdown, che continuano a svolgere nei settori e nelle realtà, diciamo, più svantaggiate, quelle cosiddette a fallimento di mercato, dove i big non hanno tutto quell'interesse, insomma, a Certo. stare. Bene, ringrazio molto il presidente di AssoProvider, che riunisce proprio queste imprese, Giovan Battista Grazie Frontera, e poi ci a voi. risentiamo Grazie per capire come stanno andando le cose. a te. Va Grazie. bene. Salve.